Ciao a tutti e ben ritrovati con la terza parte della serie di video su tutti gli errori dei Cavalieri dello Zodiaco. Come dovreste sapere, ormai abbiamo già toccato quota 100, ma molti altri ne dovranno venire. Quindi, se siete pronti, io darei il via. 3, 2, 1, via! Ma se Pegasus aveva solo un po' di febbre, perché ha il braccio fasciato e gira con la stampella? Nel flashback di Tisifone e Pegasus, la fasciatura che questi le fa alla mano ferita cambia di dimensioni da una scena all'altra. Ed è questa la vera ragione per cui quando una donna vuole unirsi a loro, deve indossare una maschera per nascondere la sua identità. Solo così può celare al mondo la sua femminilità. E le tette? Errore di colorazione per Scorpio al cospetto di Arles. La parte di armatura che dovrebbe coprirgli la coscia è dello stesso colore dei pantaloni. Quando Pegasus e Tisifone percepiscono il cosmo di Aiolia, sembra che lei abbia le gambe nude, perché queste sono state colorate di rosa anziché di verde. Ioria, hai ricevuto l'ordine di uccidere Pegasus! Questo non ti riguarda, Tisifone. E stai attenta, potresti fare la stessa fine anche tu. Ma scusa, ma rispondendole così è come se le avessi confermato quello che ti ha domandato. Quando Tisifone si sacrifica per salvare Pegasus, sembra che abbia la schiena parzialmente nuda, ma nella scena immediatamente successiva, la sua armatura e il vestito in quel punto sembrano intatti. Castalia mi ha raccontato di tuo fratello e della sua tragica fine ai piedi del Grande Tempio per mano di un uomo che portava la maschera. Ma com'è possibile che Castalia gliel'abbia raccontato? Quando ci mostrano quella scena, fra l'altro mille volte, si vede chiaramente che non c'era nessun testimone ad assistere e Aiolos l'aveva raccontato soltanto al nonno di Lady Isabel. Quando Pegasus veste l'armatura del Sagittario per la prima volta, i suoi pantaloni sono bianchi, ma nell'episodio successivo diventano rossi. In questa scena Pegasus ha anche la mano d'oro, esattamente come l'armatura. Quando davanti agli occhi di Aiolia compare l'immagine di suo fratello Aiolos, questi ha un braccio tutto d'oro. 13 anni fa in Grecia venni salvata da un giovane cavaliere, Micene di Sagitter. Di Sagitter? Ha cambiato l'accento. Per caso Lady Isabel è parente di Max Pezzali? Evitatemi la predica, maestro. Sapete anche voi che il confine tra il bene e il male è molto sottile. Ma, insomma. Mio fratello Amore è un cavaliere d'oro. Ma come? È tuo fratello? Vivete nella stessa casa e non lo sapevi? In questa scena manca il bavero nell'armatura del dragone. Cos'è successo alla testa di Pegasus? È diventato super deformed. Ma è l'armatura di Nemes che è fatta così? Oppure è lei che va in giro in tanga e con le chiappe al vento? Quando Nemes parla ad Andromeda della distruzione dell'isola di Andromeda, dice che è stato Scorpio e compare una sua immagine priva di un braccio. Ma se Reda e Salzius erano in lizza per l'armatura di Andromeda, dove le hanno pescate le loro armature? E che cacchio di costellazioni rappresentano? Quando i suoi due ex compagni incatenano Andromeda, Nemes inquadrata da dietro sembra non avere più quelle enigmatiche mutandine. Lady Isabel, a quanto pare, ha scritto una lettera ad Arles, ma allora lo sapeva dove era il Grande Tempio, oppure lo sapeva solo il postino. Questo è il punto in cui i tre cavalieri d'acciaio escono di scena. In teoria salgono sull'aereo con i cavalieri di bronzo per aiutarli al Grande Tempio, ma poi semplicemente spariscono e nessuno ne saprà più nulla né li menzionerà mai più. Un momento, vorrebbe forse dire che il vecchio grande sacerdote è ancora in vita? Secondo la sua ipotesi, esisterebbero quindi due grandi sacerdoti. No, è improbabile, si annullerebbero a vicenda. Ma perché? C'è solo un segno con due facce tra le costellazioni dello Zodiaco. La battaglia deve ancora cominciare e già ci spoilerano che Arles è il Cavaliere dei Gemelli. Grazie, eh! Una lotta tra cavalieri d'oro mi danneggia. Chi mi difenderà dagli attacchi dei cavalieri di Milady se loro muoiono? Ma se gliel'hai ordinato tu! E poi comunque volendo ce ne sarebbero anche altri. Pegasus, dove siamo? Al palazzo dei tornei di Atene. Ma quale palazzo del torneo? Casomai l'arena? Lì non c'è nessun palazzo, solo antiche rovine? Quando Betelgeuse spiega ai nostri che dovranno attraversare le 12 case dello Zodiaco, possiamo notare come nella decima casa ci sia scritto Caricornus anziché Capricornus. Quando Atena viene colpita dalla freccia indossa i guanti, ma nell'episodio successivo non li ha più e nessuno glieli ha tolti. Il Grande Moon, che cosa ci fai al Grande Tempio?
Ma come diavolo fa Pegasus a riconoscere il grande Moore se non si erano mai incontrati prima? Allora, è lui, il cavaliere d'oro del segno dell'Ariete. In Cina mi ha salvato la vita da Scorpio, che era venuto per uccidere il mio maestro. Ma era il cavaliere del Cancro, non dello Scorpione. L'usura del tempo è assorbita dalle vostre armature, ma i colpi ricevuti in battaglia no. Dovreste curare le corazze come fate per il vostro corpo. In che senso? Perché i cavalieri si ostinano a voler passare attraverso la labirintica casa di Gemini quando, vista da fuori, si capisce benissimo che potrebbero superarla passandoci in mezzo? Certo, potrebbe anche essere un'illusione, ma loro non ci provano nemmeno. Sirio è cieco, non poteva vedere, non poteva subire le illusioni. È stato uno sbaglio di Gemini. Perché Arles si riferisce a Gemini come se fosse un'altra persona? Tanto ormai lo sappiamo che il cavaliere dei gemelli è lui. Per il sacro Gemini! Qui il colpo Dimensione Oscura di Gemini viene chiamato per la prima e unica volta per il sacro Gemini, cosa che non si ripeterà mai più. E per fortuna, aggiungerei io. Quando vediamo Ariete accanto ad Atena, visto da lontano sembra non indossare l'elmo, ma ripreso da più vicino invece ce l'ha. Di nuovo un errore di colorazione per l'elmo di Andromeda, le due strisce laterali sono argento anziché rosa. Saga di Gemini ha praticamente sempre i polpastrelli d'oro anziché blu scuro come dovrebbero essere, dato che quello è il colore del suo corpo illusorio. In una scena gli hanno perfino disegnato le unghie. Torna in vita, catena di Andromeda! Ma non era mica morta, si era solo spezzata. Quando Andromeda cerca di difendersi da Gemini, anche se solo per un istante, il suo braccio sinistro si colora di rosa come il resto dell'armatura. Il cavaliere di Gemini che ha ostacolato Andromeda era soltanto la sua armatura vuota, mossa telepaticamente, ma quando questa si ricompone nell'effigie dei gemelli, dove sparisce il mantello? E soprattutto, come mai in svariate occasioni aveva i capelli? Perché ogni tanto Gemini sente una voce femminile nella sua testa che si presenta come suo doppio? Ormai sappiamo che lui è governato da due diverse personalità, ma una di queste non è una personalità femminile. Oltretutto le sue due personalità dovrebbero essere una buona e una cattiva. Queste sembrano entrambe cattive. Ma il pezzo di armatura sopra lo scudo del cigno non è mai stato così grosso. Sembra un lingotto. Quando il cigno vede il cavaliere dell'acquario per la prima volta, il diadema sul suo elmo è ancora una volta tutto bianco anziché bianco e blu. Riconosco la tua armatura. Tu sei il cavaliere d'oro del segno di Aquarius. Ma come fa ad averla riconosciuta se non l'aveva mai vista prima? Nei ricordi di Crystal, sulla nave che affonda, sua madre era vestita con un giaccone pesante, ma quando la vediamo morta in fondo al mare, indossa un vestito leggero. Si è cambiata prima di affondare? Voleva schiattare più elegante? Ma come cavolo fa Pegasus a metterci un'ora per passare dalla casa del cancro a quella del leone? Non è mica a 10 km di distanza. Intanto alla quarta casa, Sirio affronta da solo il cavaliere di Cancer, ma il cavaliere d'oro ferito da Arles. Ma che cacchio dici? Deathmask non è mai stato ferito da Arles. Perché avrebbe dovuto? Soprattutto contro i cavalieri d'oro dotati della sacra armatura. Non per niente siamo i cavalieri più forti dell'intero universo. La Madonna! Esagerato. Cosa ne sai tu cosa c'è nell'universo? Siamo nei cavalieri dello Zodiaco o in Dragon Ball? Quando Deathmask perde l'armatura, possiamo notare che le sue unghie sono normali, ma un attimo dopo sono lunghe ed affilate come artigli. Ma che cazzo? Nel flashback in cui Ioria porta Tisifone da Cassios, la ragazza ha indosso l'armatura dell'Ofiuco, ma poi quando la vediamo riposare nel letto ha solo il vestito da combattimento. È possibile che Cassios le abbia tolto l'armatura, ma è leggermente strano che lui le abbia messo poi quella da combattimento. Che cos'è, il suo pigiama? La mente di Ioria è stata manipolata da Arles subito dopo il vostro ritorno al grande tempio di Atene. È successo quando Ioria è andato a far visita al grande sacerdote per chiedere spiegazioni su quanto accaduto a suo fratello, Micene di Sagitte. Ma Cassios come fa a saperlo? Quando Arles porta avanti una delle sue macchinazioni, poi divulga la notizia in lungo e in largo. Ma come cappero fa Cassios a raggiungere la quinta casa così in fretta? E soprattutto, prima di Sirio e Andromeda. I due cavalieri ci hanno messo svariate puntate. Durante il flashback dell'addestramento di Cassios, Tisifone ha tutte le dita di entrambe le mani viola.
In questa scena le dimensioni di Cassios sono leggerissimamente spropositate. Si notano meglio se le paragoniamo a quelle di quest'altra scena, poco dopo. E con questo anche per oggi era tutto. Non vi sto a ripetere la solita pappardella di fine video, ma vi do semplicemente appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ma prima di chiudere, ovviamente, fatemi salutare e ringraziare tutti quelli che si sono abbonati al mio Patreon, diventando miei cavalieri d'oro, d'argento e di bronzo. Alessandro Erimia, Jacopo Aquilini, Luciano Repetto, Davide Vaiani, Gervis Gerardo Crotti, Giovanni Gallorini, Giuseppe Dovidio, Pietro Allemanno, Nicoro02, Alessio Verardo, Andy Quers, Rorschach Krai, Stefano Fusaro, Jano Saudron, Stefano Dromo, Mattia, Dario Lorenzetto e Giuseppe Sparacino. Se vuoi anche tu diventare un mio cavaliere, vai su patreon.com all'indirizzo che vedi. Ciao!